Mi hanno detto Tommaso, due prime prove sicuramente positive, testa della classifica con Gio Di Palma però subito alle spalle. Sensazioni dopo il primo giro? Le sensazioni sono state subito positive. Sulle prime curve della prima prova ho capito che la macchina mi piaceva ed è molto precisa. Logico che da qui dovrei un attimino incrementare il passo per capire insomma come sfruttarla al meglio, però una cosa alla volta. Adesso questo secondo giro ci concentriamo un po' a capirla un po' meglio, ecco. Hai già scelto le gomme, mi pare, per il secondo giro. Qual è la tua decisione, sì, se vuoi dirci? Vado via con le stesse gomme per capire meglio la macchina. Ok, quindi anche in ottica CIR sta proseguendo quello che avevi pensato all'inizio. Sì, dai, adesso vediamo dopo questa gara di pensare al ciocco. Infatti stiamo scegliendo anche un po' le gomme che useremo al ciocco probabilmente. Grazie, a dopo. Grazie a te, ciao. Gio Di Palma dopo le prime due prove, secondo posto vicino a Damiano De Tommaso, una bella battaglia. Sì, tutto bene, dai, siamo partiti un po' cauti, abbiamo montato le gomme morbide in sicurezza perché non volevo rischiare, però faccio un po' di fatica con la gomma morbida a guidare. Adesso cambiamo setup, montiamo le gomme dure, sicuramente andrà un po' meglio e vediamo, poi ce la cercheremo sull'ultima sicuro. Come ti trovi con la Polo che la macchina va da Dio, va fortissimo, è stupendo, la macchina niente da dire. Quindi convinto della scelta di cambiare, sì, macchina? Assolutamente, assolutamente, macchina fantastica, complimenti al team, davvero bella. Andrea Spataro, terzo con l'Ele Falzone dopo le prime due speciali del Rally 2020, da Valle dei Laghi. Le sensazioni e gli obiettivi a questo punto della corsa? Come dicevo ieri, comunque c'era un grande elenco e sapevamo di non poter puntare a un risultato da vittoria assoluta, visto che comunque sia Damiano che Gio sono proprio forti, e appunto ieri dicevo che ci sarà una classifica abbastanza corta dal terzo posto in poi, quindi siamo tutti abbastanza vicini. Abbiamo chiuso le prime due prove, siamo terzi assoluti, il quarto è vicino, il quinto è abbastanza vicino. Se riuscissimo a mantenere la posizione o comunque giocarcela per il podio non sarebbe male. Stiamo facendo una gara in previsione anche di quest'anno, quindi una gara che è uscita all'ultimo minuto praticamente, l'ultimo giorno di iscrizioni. Non è la macchina che usavamo, non è la macchina che useremo quest'anno, ci stiamo adattando un pochino, però pensavo peggio sinceramente da me in questo weekend, quindi per ora va benissimo. Grazie Andrea, dopo. Grazie. Pippo Pensotti, soddisfatto del primo giro al Rally dei Laghi 2021? Ma sì, assolutamente sì, siamo partiti un pochettino troppo a risparmio sulla prima prova, abbiamo già recuperato un pochettino sulla seconda, quindi direi bene, ora stiamo portando un paio di modifiche e ripartiremo all'attacco subito. Gomme per il secondo giro le già scelte? Sì, abbiamo già scelto e manteniamo la scelta della mattina che sono le RA7. Per quanto riguarda la macchina invece? La macchina molto bene, onestamente molto bene, sono io che devo essere un po' più convinto, ma comunque siamo contenti. Grazie.